Salve a tutti ragazzi, da Pierluigi nel canale PierDarkKnight91 e benvenuti nella puntata numero 89 su FIFA 19 nella modalità carriera allenatore con il nostro Forest Green Rovers. Signori, quest'oggi quarto match della fase gironi di Champions League. Vincere contro l'Olympiakos ci porterebbe, ci garantirebbe mezzo piede al turno successivo. Poi ci sarà il Wolverhampton e il Fulham in Premier League. Abbiamo recuperato davvero tanti punti e adesso abbiamo un distacco dalla capolista di soli 2 punti. Io vi chiedo di lasciare tanti bei pollicioni in su, di condividere e commentare. Fatemi sapere secondo voi se il Forest Green riuscirà a passare il turno, la fase a gironi di Champions League, e dove si fermerà, se mai si fermerà. Andiamo a fare la formazione. Abbiamo fatto degli acquisti che ci garantiscono davvero una rotazione incredibile. Infatti quest'oggi per la prima volta scenderemo in campo così: con Leighton, Tyler Brown, Ferguson, Adarabioyo, Walker Peters, Oviejaria, Emre Can e Harper. Per cercare di battere nuovamente l'Olympiakos ci sarà Leko, Ronaldo e Azoro. Per la prima volta scenderanno in campo questi 3 attaccanti: i sostituti Mariani, Ogbonna, Darmian, Regan Poole, Winchester, Rhys, Brown e Simpson. Potrebbe essere il match della qualificazione. Attenzione, perché se il Milan fa un altro passo falso contro il Benfica e il Forest Green avanzano di 6 punti dall'Olympiakos e dal Milan, e abbiamo davvero una grandissima possibilità. Nessuno si sarebbe mai aspettato il Benfica insieme al Forest Green, ma tutti si aspettavano un Milan molto molto pericoloso. Invece attenzione, perché quest'oggi potrebbe cambiare tutto. Non possiamo sbagliare, dobbiamo assolutamente vincere. È nelle mani nostre la qualificazione e questa vittoria ci potrebbe davvero aiutare a passare il turno. Questa è la formazione dell'Olympiakos: 4 difensori, 2 centrocampisti che aiuteranno in difesa, 3 centrocampisti un po' offensivi, unica punta Hassan. Comunque il match è iniziato. Partita attualmente molto bloccata, con Leko che scambia con Ronaldo. Ronaldo al centro, molto bene, trova Harper, pesca Harper, subito il tocco per Azoro che può andare in velocità. Mamma mia che velocità Azoro, la mette in mezzo sul secondo palo. Peccato, palla che termina sul fondo. Bello il tocco, Jonathan Leko aspetta il movimento giusto. Bravissimo Ronaldo, ancora un tocco, attenzione, si infila Azoro, può tirare con il sinistro. Palla che sorvola la traversa di pochissimo. Attenzione qui, Walker Peters deve tornare il tocco. Ma dai, non c'è fallo lì, eh. Non c'è fallo, mi fischiate ogni volta fallo. Punizione per l'Olympiakos. Ronaldo cerca di avanzare il passaggio corto, attenzione. Ancora un tocco Olympiakos che ci prova. Walker Peters con una mano, attenzione, il direttore di gara non fischia, meno male. Olympiakos che sta subendo, ma regge incredibilmente il risultato di 0-0. Subito il passaggio, Ronaldo la tiene di tacco. No, non mi puoi fischiare il fallo lì, non me lo puoi fischiare. Punizione che batte Cristiano Ronaldo, incredibile. Potevamo segnare, il direttore di gara ha detto di no. E quindi punizione che batte CR7. Vediamo un po' dove la va a piazzare CR7. Il tiro troppo centrale, peccato. No, 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 no. Sonny Leighton, che parata. Subito sulla fascia, attenzione, non rischiamo. Oviejaria va a aiutare, ma dov'è Tyler Brown? Dov'è Tyler Brown? Ci serve il terzino sinistro. Finisce il primo tempo, ragazzi, incredibile. 0-0, meritiamo la vittoria. E attenzione, perché il Milan sta vincendo 1-0 contro il Benfica. Quindi noi siamo costretti a battere l'Olympiakos. No, 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 no. No, 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 no. Olympiakos che ci prova. Attenzione, chiusura non riuscita. Walker Peters, palla che rimane lì. Leighton e il colpo di testa di Emre Can. È dappertutto, incredibile. Mamma mia. Passaggio per Oviejaria. Oviejaria può andare, Oviejaria per Harper, Harper per Azoro, Azoro ancora nell'area di rigore, il passaggio a centro, ancora uno, deviazione, quindi corner. Occhio a questo corner, pallone in mezzo di Emre Can, colpo di testa di Ronaldo e salvataggio sulla linea. Azoro la protegge, tocco ad Emre Can, ancora uno, ancora uno, ancora uno, ancora uno, mamma mia che giocata, mamma mia che giocata, mamma mia che giocata, signori. Mamma mia che gol, Oviejaria, ma tutto nasce da una triangolazione incredibile. Forest Green meritatamente in vantaggio, anche se Sonny Leighton in questo secondo tempo ci ha salvati con una grandissima parata. Guardate che scambio, Leko e Oviejaria. Finalmente siamo in vantaggio. In questo momento, nella fase a gironi, il Forest Green è in prima posizione
senza nessuno a pari punti. Lucas Leiva ancora, scambiano questa palla, attenzione, sul fondo, chiusura di Ada. No ragazzi, ma non è possibile che sono diventato brocco. Non è possibile che sono diventato brocco e adesso faccio sempre falli da rigore. Ho visto ad Arabio io colpire il pallone, invece ci ha dato il calcio di... Dai, ho colpito pure il pallone. Ma dai, un altro calcio di rigore. Sono diventato cretino tutto ad un tratto. Sono diventato stupido tutto ad un tratto. Il tiro 1-1 Olympiacos, ancora un calcio di rigore. Incredibile. Ragazzi, non riesco a spiegarmi il perché faccia sempre questi falli da rigore. Tutto da capo. Nel giro di 7 minuti risponde l'Olympiacos su calcio di rigore. Vabbè, ero convintissimo di aver preso il pallone, ma nell'ultimo periodo davvero regaliamo calci di rigore, che è una cosa incredibile. Attenzione adesso, il Forest Green che prova subito a rispondere. Il passaggio ancora per CR7, che ha un po' di spazio di sinistro, la parata del portiere e il difensore può spazzare. Non devo più contrastare, probabilmente sono i difensori che non sono, diciamo, all'altezza di andare a fare quel tipo di contrasto. Attenzione, qui CR7 si gira, attenzione! CR7 riporta in vantaggio il Forest Green. Che tiro ha fatto? Che tiro ha fatto? 2-1, meritatamente, meritavamo il vantaggio. E Ronaldo ha deciso di mettere il cecchino, di farla girare, colpire il palo e infilarla in porta. 2-1. Ok, adesso vediamo di fare un altro fallo da rigore. Benissimo, 77esimo. Sulla fascia per Jonathan Lecco. Jonathan Lecco la tiene, Jonathan Lecco la dà sulla fascia, attenzione a Tyler Brown, sterza Tyler Brown, la mette in mezzo, il cross verso Asoro, non è proprio una buona idea, il tocco ancora, il passaggio verso Ronaldo, la deviazione, attenzione, la girata di Jonathan Lecco, che gol! Jonathan Lecco 3-1, che gol ha fatto Jonathan? Che gol ha fatto Jonathan prima di uscire? Perché stanno per entrare Rich Brown e Simpson. Ronaldo si sposterà a sinistra. Ma guardate che gol. Pallone in mezzo, deviazione e poi girata incredibile di Jonathan Lecco. Che gol ha fatto? Rivediamo da questa prospettiva la girata di prima intenzione con il collo destro. Guardate dove va a finire il pallone, colpendo la traversa, il palo e si infila in porta. Bellissimo. Ultima sostituzione a 3 minuti dalla fine, esce Ferguson, entra Angelo Ogbonna. Vai Angelo, la sforbiciata per servire il compagno finisce qui signori, 3-1, o meglio 1-3. Il Forest Green è ufficialmente in prima posizione nella fase a gironi di Champions League. Eccola qui la classifica dopo 4 giornate della fase a gironi di Champions League. Forest Green in prima posizione con 4 partite giocate, 10 gol fatti, 4 subiti, ben 9 punti. Attenzione, non è finita qui perché il Benfica ha perso contro il Milan e quindi adesso abbiamo solo 3 punti di distacco sia dal Milan che dal Benfica. Una vittoria del Benfica invece ci garantiva quasi certamente il passaggio o in prima o in seconda posizione. Però va bene così, dobbiamo battere ancora il Milan e si può perdere almeno un pareggio con il Benfica. Forse così, con un pareggio ancora, riusciamo a qualificarci. E adesso match contro il Wolverhampton, che è partito fortissimo in campionato. Dopo la 7ª giornata ha incominciato a perdere, pareggiare, e adesso non si vede più, non è più neanche tra le prime 6 in campionato. Quindi non sta passando un ottimo periodo, così come il Tottenham. Quindi adesso dobbiamo assolutamente prendere la palla al balzo e batterli, anche se giochiamo in trasferta. Nuova partita, nuova formazione. Il Forest Green cambia sempre. Scenderemo in campo così abbiamo la possibilità di ruotare davvero tanti giocatori, abbiamo centrocampisti che sanno fare i difensori, difensori che sanno fare anche terzini, attaccanti che sanno muoversi anche sulla fascia, quindi abbiamo fatto un calciomercato epico. Quindi scenderemo in campo così con Leighton, Darmian, Ferguson, Adarabio, Walker Peters a centrocampo, Tyler Ross, Emre Can e dal primo minuto Rhys Brown. Non lo sto mettendo fuori ruolo, Rhys Brown sa fare anche centrocampista centrale proprio di base, e in attacco Ronaldo, Simpson e Jonathan Lecco, che nella scorsa partita ci ha fatto esultare con un grande gol. Sostituti Mariani, Ogbonna, Valeri, Riganpool, Winchester, Chong e Weah. Andiamo a vincere questa partita. Questa è la formazione del Wolverhampton. Allora, vediamo un po' la difesa. Attenzione, difesa a 5. E questa cosa non ci voleva. Vediamo se CR7 ci aiuterà a bucare la fase difensiva del Wolverhampton.
centrocampo a due con tre attaccanti, ovvero due ali e un'unica punta. Andiamo ad iniziare questo match. Sarà difficile bucare il Wolverhampton. Il match è iniziato. La scambia, ancora, Doris Brown. Il passaggio al centro, attenzione perché scatta CR7, si gira molto bene, attenzione, il tiro a giro di CR7! L'ho vista in porta, che precisione. Con testa di Cristiano Ronaldo, Simpson tiene il pallone, Simpson la appoggia a CR7 che prova il tiro e la parata del portiere. Il Forest Green sta mettendo già alle corde il Wolverhampton. Occhio, Walker deve ritornare, leggermente in ritardo, bravissimo Walker! Adama, subito il tocco, attenzione a Ferguson. Deve... no, attenzione ai rigori. Madonna, meno male che non è caduto. Ancora un passaggio al centro. Eccoci qui con Emre Can, un po' di spazio. Attenzione, Emre Can riesce ad avanzare. Il tiro di Emre Can, deviazione. Si sono salvati. Se non ci fosse stata questa deviazione, signori, guardatela bene. Il pallone entrava in porta. No. Ancora Wolverhampton, adesso che si affa... se l'è divorato. Se l'è divorato. Attenzione perché Darmian è già ammonito. Adama fa una finta. Adama è il più pericoloso. Bravissimo Darmian. E adesso Ronaldo. Il tocco al centro. Molto buono. Attenzione, facciamolo scattare. Eccolo che è arrivato. Il passaggio dall'altra parte per CR7 di testa. Peccato. Si poteva dare basso quel pallone. Finisce il primo tempo, ragazzi. L'unico modo per batterli è in contropiede. Quando attaccano, la difesa non è più a 5, bisogna essere veloci, fare il contropiede e bucarli. Sonny, forza, forza Sonny. Simpson, bene, lo stop è buono. Ancora un passaggio, un altro, subito per CR7 che la tiene. Attenzione a CR7, finta CR7 e il portiere in corner. Dai che arriva, pallone in mezzo ad Arabio. Io di testa ci ha provato, attenzione Ferguson, sa tirare. Deviazione, sforbiciata, ancora una deviazione ragazzi. Proprio il pallone limpido in porta non ci arriva. C'è sempre una deviazione. Dai adesso. Adesso. CR7. Tiro. CR7. Ci porta a casa la vittoria. 1-0. Bravo CR7. Rivediamo. Che azione. Emre Can, Simpson. Tocco a... il numero 16 è Forest Green che allarga, numero 16 era Tyler Rose e poi tiro di CR7 sul palo del portiere che questa volta non ci arriva. Vai Simpson, ancora per CR7, un po' di spazio per il tiro a giro ma questa volta non la colpisce bene. Arriva la prima sostituzione, un po' sottotono Connor Simpson in questa partita, era abbastanza stanco. Entra Timothy Weah. Occhio Wolverhampton, va a aiutare in difesa CR7. Darmian in ritardo, pallone in mezzo, il tiro e Leighton. Bravo Leighton. Reece. Sempre Reece. Il passaggio, Jonathan Lecco, eccolo qui, Jonathan Lecco si infila nell'area di rigore, ancora Jonathan Lecco fa tutto da solo, il tiro, la parata e poi non si trova al posto giusto Timothy Weah. Dai. Ultima azione per CR7 prima di uscire. CR7! Sempre lui, doppietta! CR7 che batte il Wolverhampton. Incredibile. Rivediamo. Il pallone alto, il difensore che ci arriva, ma CR7 ci ha messo il corpo. Si è portato avanti il pallone. Ha completamente battuto il numero 40 del Wolverhampton. Non ci ho pensato su due volte. Ha incrociato e ha battuto il portiere. E adesso è uscito CR7, è entrato Chong. E attenzione, un altro cambio abbastanza importante. Valeri come terzino destro. E a sinistra va Walker Peters, che sa fare anche il terzino sinistro. Pochi secondi alla fine, signori. Bella la chiusura. Finisce. CR7 ci ha portati alla vittoria. E la classifica si fa sempre più bella dopo 12 giornate. Abbiamo tante squadre vicinissime. Forest Green, Chelsea e Manchester United in prima posizione. Li abbiamo agganciati, adesso dobbiamo cercare di fuggir via, visto che al termine del campionato andiamo a perdere sempre qualche colpo.
Arsenal con un solo punto di distacco, poi a 21 c'è Liverpool, Fulham, prossima squadra che affronteremo, in sesta posizione con 19. E adesso, signori, match contro il Fulham, dobbiamo fare assolutamente turnover perché tra due giorni ci sarà un match importantissimo di Champions League. Se vinciamo siamo qualificati. Lo so, me la sto rischiando, però dobbiamo assolutamente non sbagliare i match di Champions League. Qui si può sbagliare, visto che adesso siamo in prima posizione con gli stessi punti, si può perdere anche qualche partita perché possiamo ancora recuperare, il campionato non è finito, è appena iniziato, quindi nel caso non è un dramma perdere questa partita. Leighton in porta, Darmian, Ogbon, Adarabioyo e Valeri, a centrocampo Taylor Rose, Rigampulle, Winchester, in attacco Leko, Simpson e Azor. Secondo me comunque è una squadra che può battere facilmente il Fulham. I sostituti: Muric, Rosen, Mills, Emre Can, Oviejaria, Rhys Brown e Ronaldo in caso di problemi. Ok, questa è la formazione del Fulham. Studiamocela bene per capire dove andare a puntare. Ok, difesa a 4, centrocampo a 3 con Sissé che fa centrocampista difensivo centrale, e 3 attaccanti. Sessegnon è abbastanza pericoloso, va bene. Da quelle parti dovremmo avere comunque un buon terzino. Valeri, ah è vero, no. Ok, vabbè, fa niente. Se ne può andare sulla fascia, non trova nessuno. Trova Rigampulle, deviazione. Rigampulle, ha un po' di spazio. Finta di Rigampulle, si infila Winchester. Attenzione, Winchester lentissimo qui sullo scatto. Esce il portiere dopo quasi 7 minuti. Forest Green stava per creare l'azione del gol. Molto spazio a Valeri, che sta facendo... cioè, li sta facendo tutti, incredibile. Attenzione, benissimo, Jonathan Leko. Palo. E non arriva di pochissimo Valeri. Poi arriva Simpson. Salvataggio. Ancora Leko. Non c'è fallo. La mette in mezzo. Niente da fare. Ragazzi, meritiamo già l'1-0. La tiene Winchester. Ancora. Salta l'avversario. Connor Simpson. Benissimo per Azoro. Può andare Azoro. Prova a fare tutto da solo. Azoro si infila nell'area di rigore. Finta di Azoro. Ancora un tocco. E il passaggio sbagliato verso Simpson. Buono. Anche questo. Rigampulle può andare. Rigampulle, avanza Rigampulle, il passaggio a Winchester, attenzione, chiede il pallone Connor Simpson, si porta il pallone avanti, attenzione, Connor Simpson, traversa, e sono due, questa partita non la vinciamo. Punta l'uomo, prova a saltarlo, ancora Azoro, mamma mia, numeri di Azoro, bravissimo, tiene anche un contrasto fisico, quindi riesce anche a resistere fisicamente. Adesso Darmian può andare sulla fascia, Darmian fa una finta, ancora Darmian, non trova spazi. Poteva metterla in mezzo per Connor Simpson, non l'ha fatto. Adesso Rigampulle. Rigampulle aspetta gli inserimenti, ma sbaglia il passaggio. Rigampulle dovrebbe essere il nostro centrocampista regista, ovvero quello con i piedi migliori per impostare il gioco, che non abbiamo. Abbiamo solo lui, quello è il problema. Abbiamo giocatori bravi sui tiri dalla distanza, giocatori fisici, quelli difensivi, ma non abbiamo un regista. Attenzione qui che ci stiamo per prendere il gol. Sta per finire il primo tempo. Adesso con il Fulham vicinissimo al gol. Però Sonny Layton è davvero imbattibile. È diventato un portiere imbattibile. Pallone in mezzo. Ok, con i pugni. Buttiamo fuori. Abbiamo rischiato. Finisce il primo tempo. Ogni volta che dico che Layton è diventato imbattibile succede qualcosa. Quindi mi sto zitto e non parlo più. Chiudilo Darmian. Chiudilo Darmian. Valeri di testa. Possiamo ripartire, vediamo un po' con Azoro se riusciamo a fare qualcosa. Azoro scambia il pallone, ancora un tocco per Taylor Rose. Parte Forest Green in velocità adesso con Connor Simpson che l'allarga per Azoro, sa che può arrivarci. Azoro la mette in mezzo di prima, attenzione, colpo di testa del difensore numero 26, niente da fare. Ancora un colpo di testa vuoto da parte di Rigampulle che uscirà e darà il posto ad Emre Can. Ok, oltre Emre Can entra anche Rhys Brown al centrocampo al posto di Winchester, 73esimo. Dai, che questa è la puntata di CR7, ha segnato dappertutto oggi, segnerà anche contro il Fulham, me lo sento. Attenzione, Rhys Brown, velocissimo Rhys Brown, la va a toccare proprio CR7 di testa, la grande parata del portiere, ma c'era fuori gioco. Andiamo. Forest Green che continua ad attaccare, Forest Green che non si ferma. Il passaggio è buono, anche questo, attenzione, lo fa inserire molto bene, il tocco CR7, il tiro, la deviazione, quindi corner, dai che arriva il gol. Niente, non filtra questo pallone, non filtra, sono tutti in difesa, CR7 scambia, ancora, shota Leko di prima e il difensore ci ha messo il piede. Occhio, 90esimo, 2 minuti di recupero, la buttiamo fuori, ancora Fulham, ragazzi marchiamo, non prendiamo gol al 90esimo. Il passaggio sulla fascia, Valeri, tiro. Oddio. Vediamo se arriva il colpo di testa di CR7. Arriva, ultima azione. Vediamo un po', si propone. Il passaggio, finta. Ancora, un tocco, niente. L'ultimo passaggio in questa partita
non è mai arrivato. Peccato per il primo tempo, dove abbiamo colpito due traverse con una volta Connor Simpson, l'altra non ricordo. 0-0, abbiamo fatto la partita ma non abbiamo segnato. CR7 ci ha garantito più occasioni, ma l'ultimo passaggio non voleva arrivare. Non c'è nessunissimo problema, perché il Chelsea e il Manchester non hanno vinto, l'Arsenal sì, e l'Arsenal adesso passa in prima posizione, potrebbe recuperare tanti punti il Tottenham, ma non lo sta facendo perché si trova in tredicesima posizione con 5 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte, 17 punti. Attenzione, perché da 17 a 26 non è che cambia tantissimo, può recuperare, non sono tanti punti persi, siamo tutti molto vicini, anche il Leicester è in ottava posizione ma con soli 6 punti dalla prima posizione. Ci sono molti pareggi, molte sconfitte e questo non garantisce nessuna delle squadre inglesi di fuggir via. Diciamo che questa puntata è stata, diciamo, incentrata su Cristiano Ronaldo, perché è stato lui a trascinarci nelle prime due partite, nella terza non ci è riuscito ma di pochissimo. Ma prima di ringraziarlo dobbiamo passare il turno della fase gironi di Champions League, e contro il Benfica in caso di vittoria ma anche un pareggio possiamo già qualificarci, non sicuramente in prima posizione ma già la seconda posizione potrebbe essere garantita. Male che vada, andiamo in Europa League, perché con quei punti di sicuro in Europa League ci arrivi. E poi andremo ad affrontare l'Huddersfield. Attenzione che siamo arrivati già a dicembre, quindi vuol dire che tra pochissimo incomincerà il calciomercato di riparazione. Quindi l'ultima partita della prossima puntata sarà contro il West Ham, e chiuderemo la fase gironi di Champions League contro il Milan. Poi ci sarà l'Arsenal, l'Everton e il Manchester United in 2 settimane. Mamma mia, ragazzi, io penso di chiudere qui questa puntata. Fatemi sapere, secondo voi, se abbiamo bisogno di un centrocampista regista alla Pirlo. Quindi sto pensando un po' ad Eriksen, ma costerà di sicuro tantissimo. Però per l'anno prossimo vedremo pure se sarà in scadenza di contratto, se possiamo prenderlo a parametro zero. Vedremo, vedremo, ragazzi. Comunque voi, come sempre, consigliatemi, perché noi abbiamo bisogno adesso di un centrocampista bravo con i piedi, che sappia impostare, perché attualmente non ne abbiamo. Avevamo preso Riganpool, ma Riganpool non ci ha soddisfatto, può fare la terza scelta. Quindi ragazzi, io vi do un bacione, un abbraccione, lasciate like se il video vi è piaciuto. Ciao a tutti! The summer's calling.